Oggi biscotti. Ti piace la fava? No! Fave di cacao e arancia. Buonissimo. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina reale, brava, virtuale, bravissima, ma soprattutto volgare. Bene, se sei qui è perché sicuramente ti piace la fava, no! Ma soprattutto quella di cioccolato, il cioccolato. Certo, le fave di cacao, non esistono, scusa, le fave di cioccolato. Sì, scusami. Gabriele, smettila. Mi sono un attimo ragazzi, confuso. Fave di cacao. Sono in difficoltà. Fave di cacao, eh? Allora, è arancia. Dai, e allora, serie, dei biscottini buonissimi, tutta salute, ragazzi, tutta salute. Non ci credete? E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere questo biscottino fava di cacao e arancia come si fa. Ed ecco gli ingredienti per i nostri biscotti rustici tipo gran cereale alle fave di cacao e scorza di arancia. Allora, vi dico quali sono gli ingredienti. 2 uova intere, la scorza di un'arancia bio, la vedete bruttarella perché è biologica, è brutta ma buona. La scorza a pezzettini di un'arancia bio, un pizzico di sale e un cucchiaio di miele, meglio se d'arancio. 240 g di farina integrale, 155 g di zucchero di canna, 125 g di olio extravergine di oliva, se volete un sapore di olio che si senta nel biscotto, oppure io in questo biscotto opto per 125 g di un buon burro biologico, che preferisco perché comunque le qualità nutrizionali di olio e burro alla fine si affiancano. Preferisco il burro per questi biscotti perché la carica delle fave di cacao che metto in alta quantità, metterò 70 g di fave di cacao sbriciolate, necessitano di una carica armonizzante di dolcezza, e il burro diciamo che dà una buona dolcezza. E poi 2 cucchiaini di lievito per dolci. 170 g di farina di avena integrale, erano dei normalissimi fiocchi di avena che ho frullato, e un 30-40 g di goccine di cioccolato. Poi aromatizzerò anche con dell'essenza di vaniglia, e questi sono i fantastici ingredienti per questi salutarissimi e buonissimi biscotti che adesso andiamo a fare insieme. Prima cosa, faccio fondere il burro. A una bassissima temperatura perché non voglio farlo friggere. Ok, io farò tutto in planetaria per farvi vedere quanto sono facili questi biscotti. Voi potete anche fare tutto a mano. Versiamo la farina la farina integrale, la farina di avena e le gocce di cioccolato. Due uova intere. Il pizzico di sale. I 2 cucchiaini di lievito. Lo zucchero di canna. Il cucchiaio di miele. I 2 cucchiaini di essenza di vaniglia. Magari se ne becco uno, ecco qui, la scorza grattugiata di un'arancia bio,
Questa scorzetta è un po', l'arancia è un po' secca, quindi la scorza è super carica di oli essenziali, sta sprigionando un profumo pazzesco. Prendo le fave di cacao e le frantumo. Però devo dire che un giro nel mixer gliele faccio fare per fare sprigionare proprio tutto il profumo di cacao. Bravo. Al coltello invece taglio le scorzette che voglio rimangano presenti. E da ultimo il burro. Gancio a foglia in planetaria oppure impastate con le mani. È rischiato, lo sai, vero? Di essere investito. Compatto bene il tutto, quindi le manine bisogna sporcarsele comunque un attimo. Verso il tutto sulla pellicola, chiudo una bella pallina fitta fitta e la metto a riposare in frigo per un'ora, in freezer per un quarto d'ora, decidete voi. Tiriamo fuori dal freezer la nostra pasta frolla, che oramai è diventata bella soda, e poniamola tra due fogli di carta forno, e due. Quindi con l'aiuto di un mattarello stendiamola. Stesa la pasta così, bella grezza, tagliamo dei pezzettoni che poi molto velocemente lavoreremo con le mani, quindi faremo un salamino così, un tronchettino ride, che schiacceremo con la forchetta e creeremo così tutti i nostri biscottini. Non fate solo, non vi fermate al tronchettino. Non vi fermate al tronchettino perché potrebbe essere un po' non di gusto della persona che lo riceve. Certo. Voilà. O potrebbe dire, ma che hai già digerito? Tutti i nostri biscottini sono pronti. Ho dato questa forma proprio rustica rustica, ma voi potete tagliarli anche con i tagliabiscotti. Tanto i bordi verranno comunque sfrangiati, perché essendoci dentro le fave di cacao così rustiche non verranno mai e poi mai netti. A me piace questa forma un po' da inzuppo. Inforniamo a 180 gradi per 15 minuti ogni forno a sé. Nella parte mediana del forno io sto mettendo ventilato, ma anche statico a 185 va bene lo stesso. Inforniamo! Ed ecco i nostri biscottini appena sfornati. Ci sono questi, ma ci sono anche questi. Quindi ne sono venuti un bel po', vi faccio proprio una panoramica. Un profumo di arancia che non vi dico. Adesso li metto sulla griglia a raffreddare, poi faccio le foto e vi faccio vedere da vicino la fragranza del biscottino. Bene, vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao! Bene, avete visto com'è semplice fare questi biscotti? E che buoni! E allora raccogli tutti gli ingredienti e inizia pure tu a fare questi strepitosi biscotti. Sono buonissimi e piacciono a tutti, grandi e bambini. Brava, soprattutto nel periodo ora poi che si avvicina autunnale, invernale, che arrivano le arance, questo buoni, è il momento buono per fare questi biscotti. Ma se non avete le arance in questo periodo, potete comprare anche le scorzette candite e frullarle nell'impasto, ci stanno buonissime. Ho un suggerimento che vi do: tra breve arrivano le arance, fate la pasta di arance o la pasta di limoni. Vi lasciamo qui la ricetta, o qui
gliela lasciamo anche qui giù in info box vedrete come sarà facilissimo aromatizzare ogni preparazione dolce con questa meravigliosa crema di agrumi. Noi ci vediamo al prossimo video, non dimenticare di iscriverti e di mettere tanti pollici in su, mi raccomando, la tua condivisione ci renderà molto molto felici. Naturalmente clicca sulla campanella per non perdere il prossimo video e condividi e lasciaci un pollice in su, però dopo aver assaggiato il biscotto. Bene, bene, allora bravo, smettila. Bene, assaggia il biscotto e poi anche bagnalo nel frattempo dove vuoi. Bene, noi ci vediamo per una prossima video ricetta, sempre qui. Ciao. No, sulle vostre tavole, giusto, ciao.